Riaprire la vertenza Almaviva a Roma, e questo è il messaggio che arriva dalla maggioranza dei dipendenti del call center dopo la bocciatura dell'intesa dello scorso 22 dicembre al Mise. Ma il grido che esce dall'urna referendaria allestita all'interno del gruppo romano viene respinto, senza se e senza ma, dal gruppo Almaviva, che dice no alla riapertura di una trattativa supplementare considerata legalmente e tecnicamente impossibile. E per i 1.666 dipendenti sarebbero già partite le lettere di licenziamento. Una doccia fredda dunque per gli operatori del call center della capitale, che sperano ancora nell'intervento del governo in grado di far tornare al tavolo del negoziato i vertici di Almaviva. Al referendum di questa mattina infatti la maggioranza, 590 dipendenti su 1.100 votanti, hanno chiesto di sottoscrivere l'intesa del 22 dicembre, come hanno fatto le rappresentanze sindacali di Napoli, e congelare per 3 mesi la vicenda, in attesa magari di sviluppi positivi. Ma uno zoccolo duro di operai continua a difendere la scelta del no all'intesa temporanea con l'azienda.